Salve a tutte, allora questo sarà il video tag What's My iPod Touch 5 o comunemente detto in italiano cosa c'è sul mio iPod Touch 5. Allora, me l'avete richiesto in tantissimi, io sono molto felice di farvelo perché volevo, comunque l'avevo in mente e quindi nulla, incominciamo. Ho girato già il video delle cover di cui vi metto il link qua e appunto così ho completato il video sull'iPod. C'è anche Gwenda come in ogni video che vuole sempre salutare, vero? Vero cucciolone, amore mio. Allora, inizio subito a farvi vedere. Allora, adesso ho questa cover qua. Il mio è un iPod celeste, però ne esistono anche di altre colorazioni. Mi sembra ce ne sia una verde, una rosa, una rossa che si può acquistare solo sul sito, e una bianca e nero. E poi c'è questo celeste. Allora, il mio è da 32 GB. C'è scritto sulla confezione comunque da 32 GB e appunto di questi nuovi iPod 5 esiste solo la versione da 32 e da 64, che secondo me è una cosa pessima perché io volevo prenderlo da 16 perché 32 è troppo, 16 secondo me è giusto e quindi comunque ho preso 32. Allora, il blocco schermo è questa immagine qua con scritto Directioner che ho fatto oggi, come vedete ho scritto qua Directioner, quindi l'ho messo come sfondo. E come invece blocco schermo ho questa foto qua, cioè la stessa cosa che ho scritto Lovetic e c'è scritto qua. Quindi sì, ve l'ho fatto vedere qua perché qua non si vede, se no così. Poi passiamo alle applicazioni. Allora, vi zoomo un po' così riuscite a vederle meglio. No, beh, se forse zoomiamo il contrario. Allora, qui ho tutte le applicazioni predefinite, quindi messaggi, calendario, immagini, fotocamera, utility, dove ho i contatti, la calcolatrice, valuta, memo vocali, cibando, vi consente di trovare i ristoranti più vicini a voi, traduttore, Bump, iTorcia, SkyGo, London, c'è cioè la cartina, la mappa di Londra, dell'aeroporto, scusate, dell'aeroporto, del tube, quindi la metro e tutte queste cose, poi Shazam e il meteo. Poi c'è FaceTime, meteo, mappe, promemoria, orologio, note, borsa, edicola, game center, video, passbook e impostazioni, quindi le solite. E qua sotto tengo App Store, mail, Safari e musica, che sono quelle che utilizzo di più. Dopodiché qua sotto tengo foto e video, la cartella si chiama, e dove ho iColor, iMovie, Earthboot, Popboot, Pip Camera, FM Express, iColorize Free, Camuo Pro, Insta Effect Free, iBoot, VideoStar, Retrica, Pixelometric, o non so come si pronunci comunque, Pixelromatic e Instaboot. Poi ho Photo2 dove tengo Venfi, che è a pagamento, Oldboot, Brownfi, Faithfi, poi c'è Oldfairboot, RealCover, Bradfly, una roba simile, non riesco a leggere da lì. Bradfly, sì, una roba simile. Wimi, e c'è Real Bokeh, sì, quello lo leggete. Insta Effect Free, e oppure c'è Insta Frame, scusate, Free, e iMood Face. Smetti, non esci. Poi, dopodiché, c'è la prima cartella giochi dove ho Nomi, cose, città 2 Lite, Daddle Jump, che è quello a pagamento, però c'è anche la versione free. Poi c'è Bubble Mania, Egg Punch a pagamento, ma c'è anche quella Lite, Candy Crush, Fruit Ninja Free, Chiamami, Tic Tac Free, Shark Dash, Juicy Factory, Parking Star 2 e Ice Cream, quello col gelato, perché poi c'è anche quello della gelatina rosa, che questo è veramente troppo dolce, cioè qualcosa di meraviglioso. Vediamo se si apre, ecco. Voi dovete far saltare la gelatina. Ok, adesso non riesco a vedere, però così, e insomma fate saltare la gelatina, troppo dolce. Poi c'è Giochi 2 dove tengo Subway Surf,
Kippy23, indovina chi sarebbe, Space Dog Plus, poi a tutti Templeran, quindi Templeran Odds a pagamento, Templeran The Brave a pagamento, poi c'è Templeran 1, Templeran 2, questi sono gratis, poi c'è Angry Birds, Ray Rush, Happy Fall, che è quello della gelatina simile all'altro, Logo Squids, Cookie Shop e Pizza. Sono giochi carinissimi. Poi c'è l'avventura, che sono quelli che vanno seguiti tutti i giorni, dove c'è Bakery Story, Restaurant Fashion, Pooh, Fantasy Story, no, Fantasy Town, scusate, e Stargirl. Dopodiché i social, tengo Text for Likes per Instagram, poi Emoji Icons sempre per Instagram, lo uso anche per Twitter, poi pagine, dove posso gestire tutte le pagine Facebook, eccetera, Google, Bieber, Kick, Skype, Twitter, Facebook, Instagram, Twitter, anche se questo è uno di un'applicazione, insomma, che avevo, che prende, fa i cloni, vi modifica solo l'anteprima dell'app. Poi c'è questo che si chiama Gifio, e Zello, che adesso va tanto. Poi ho la moda, dove tengo Zara, Shop Easy, dove vi calcola le percentuali di sconto, H&M, Piazza Italia, iCarla, che è quella di Carla Enzo, come ti vesti, Forever 21, We Heart It, Polyvore e Bershka. Poi ho quest'altra cartella che si chiama Watch, dove ci sono le cose prente della TV, cinema, quindi c'è Stasera in TV, c'è Comic Sun, fa vedere i trailer dei film in uscita, poi The Space Cinema, che è il cinema dove vado io di solito, e poi Videomese, dove fanno rivedere le puntate su Canale 5. Poi c'è la cartella cucina, dove c'è iCuoco, ricettario, Bakery House, In Cucina con Vivi e Masterchef, che adoro. Poi vari, tengo un po' di cose varie praticamente, c'è Wallpaper, insomma questi due sono sfondi, Ticket One, Skyview Free, Lettura a Mano, Tracker Light, questo quando vi viene il ciclo prende, Astri, Stowcard, che è troppo carino perché, ok, ho cliccato sull'altro, praticamente fate la foto alla vostra, al codice della vostra carta, per esempio io adesso ho solamente la carta della Sephora, però voi fate, ecco, non c'è niente, fate la foto alla carta e ve la memorizza. E poi ho Postale, Meeting Book e eBay. Naturalmente non poteva mancare la cartella One Direction. Qui ho One Direction Scrapbook, che hanno anche pubblicizzato sulla loro pagina, no, scusate, sul loro canale YouTube. Poi One Direction, One Direction Lite e Direction Spot. Questi tre sono dei giochini carinissimi. Poi ho libretto scolastico dove segno i voti, orari, eccetera. Poi nomi, cose, città. E Big Day Light, dove vi calcola quanti giorni mancano a un evento. Io per esempio ho messo il concerto, adesso mancano 53 giorni, sono troppo emozionata. Comunque queste sono quindi tutte le app. Quindi nulla, spero questo video vi sia piaciuto. Io sull'iPod vi mando un grosso bacio e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!